Ma carini, sono dei posti belli. Molto belli. Dai, io li trovo che siano veramente fantastici. Poi sai, i ristoranti, queste cose. Wow! Hello? Hi! Hi, how are you? Fine, thank you. Ma sono dei tortelli? Questi sono ravioli. Ah, ravioli! Sì, quelli locali di Malta. Wow! Sì. Ok, è lo stesso. Me ne assaggerei uno, però vabbè, no. Anche no, no, no. Ok, no, 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 thank no, you. No, thank you, thank you. Beh, che dici? Li facciamo pure noi? Ma sì, dobbiamo. Perché in realtà qua a Malta come si chiamano questi? Raviul. Raviul. Con dentro che cosa c'è? Di tutto no, di più. Noi diciamo raviul be salsa hamra, che significa ravioli con salsa rossa. Raviul be salsa hamra. 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 Raviul be salsa hamra. Yes, bravo. Parlo perfettamente. Mm. Tu sei maltese. Chef, allora abbiamo... Senti, ti dispiace chiamarmi Bruno, per favore, dai, scusa. Ok, ok, allora, ok, iniziamo. Io ti chiamo Marvin. Ok, e tu ti chiamo Bruno. Ok, okay. Dai, vai avanti. Ma iniziare, okay. Facciamo un po' di ravioli. Ok. Allora, io ce l'ho qua un po' di ricotta. Dobbiamo fare il ripieno. Sì. Ok, vai. Ok, un po' di parmigiano. Ok. Così. Yeah. Un po' di sale. Io intanto prendo dell'olio extravergine d'oliva. Ok, poi metto dei pomodorini al volo così. Sì. Ok. Io faccio un po' di... Oh, troppo qua. Two capperi. Una foglia di basilicus. Come è piaciuto Valletta oggi, chef? Bellissima. Oh, eh? Sai che... Mi voglio comprare una casa qua alla Valletta? Sai che però, e io me la prenderei proprio nella parte storica, perché sì, sì, perché sai, uscire di casa, respirare la storia di questa isola. Sì, sì. L'appoggio qua, il sugo è pronto, poi adesso faccio un altro piccolo tocco, che prendo dell'olio, poi creo quella famosa storia crunch di cui ti ho sempre parlato. Sì. Ok, prendiamo il panko che è qua, così, sì, metti anche un po' più di formaggio, voglio mettere il formaggio quello del posto. Qua. Voglio mettere quello qua maltese, Svena. Ok, questo qua. Ok. Ah, sì. Ya. Yeah. Ah, bello. Poi guarda, metto anche dentro un po' di rosmarino. Così. Il pane si sta tostando e deve anche un po' sbrusacchiare, eh. Allora, magicamente, siccome io sono un bravo sfoglino, ho tirato già la pasta, eccola qua. Facciamo col coppa pasta, un po' così, yeah. Così, così, così. Ok, rotondi così, giusto? Poi li chiudiamo a mezzaluna o li vuoi fare? Ah, possiamo anche fare, lasciamo così. Yeah. Come vuoi tu. Metto un po' di questo meraviglioso sale di Malta, così, ok, perfetto, ok, qua, perfetto, ok, bene, dobbiamo decidere come chiudiamo il raviolo, metti per favore, facciamo mezzo l'uno, ok, vai, metti il ripieno, ok, metti al centro, vai. Aspetta che chiudo. Aspetta, guarda, facciamo così. Meglio così. Ok, segnate così, bravo.
Ce l'abbiamo. Uno qua. Facciamo un altro due o tre. Vai, metti sul ripieno. Ok. Vai, chiudili bene e cuoci. Andiamo. Vai, come on. Sugo è pronto, eccolo qua. Metto. Ok. Ok. Giù e su. Tutti anche questi, eh? Sì, sì. Ci siamo. Ok, bene, Marvin, fai una cosa, salta la pasta. Salta la pasta. Yeah, salta la pasta, falla bene, bella. Questo è pronto. Carino. Ok. Impiatto io? Sì. Ok. Mi serve un po' di verde, ce l'abbiamo? Ok, ci siamo, guarda, perché sei te, te ne metto un altro here, ok? Allora, questo colpo qua che avevamo qui, devi aggiungere quel famoso formaggio di svena. Esatto, e devi mischiare questo insieme. Ah, ok. Con le mani. Con le mani. Così, come se fosse un parmigiano, una pioggia, bravo, bravo, yeah. Yeah, basta, 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 basta. Poi appoggiamo questo qui, così. E secondo te l'ultimo tocco qual è? Un po' di pepe, no? No. Olio d'oliva. Yeah, for you. Wow, così. Perfect. Ok. Bene, allora. Questo diciamo che è intoccabile. No. Che guarda che meraviglia. Lascialo là. Lo appoggio qua. Fammi sentire com'è. Cari amici che ci state seguendo da casa, dovete capire che in questo momento stiamo facendo un assaggio per voi. Marvin, hai fatto un ripieno da paura. Ma la salsa... E l'ha fatta tutto, no? Yeah. Mamma Super. Mia.